Ciao, ho preso l'albero, fratelli. Non è un titolo solamente clickbait. Praticamente un anno fa stavo percorrendo questa strada. Nel chill era circa mezzanotte quando è avvenuto. Quando qui non c'era nessun lampione, vabbè, nessun avviso della curva. Io forse ero un po' distratto, stavo andando un po' troppo veloce, magari, non lo so. Però fatto sta, non era manco troppo veloce. E allora praticamente arrivo qui con la macchina, ragazzi. Tutte le botta. Qua, inghiodo. Forse un po' prima inghiodo, tipo qua, non lo so. Vabbè, fatto sta, ci piantiamo a st'albero con la 600. Stavamo io, mio fratello Danilo e un altro ragazzo Massimo. E praticamente ci siamo piantati qua con la 600, poi per fortuna un signore ci ha aiutato e l'abbiamo ricacciata fuori. Ci sono stati un po' di danni alla 600, diciamo. Scherzo, se la strada è curva non sterzo. Alla fine ce la siamo cavati abbastanza bene perché abbiamo preso un paraurti allo sfascio, infatti era grigio però, e la freccia le abbiamo ricomprate tutte e due, in altre 40, cioè in totale 40 euro comunque. Poi papà ha comprato una bomboletta cinese a 3 euro e abbiamo portato la macchina allo Santos Custom. What brings you in today? Infatti dopo l'ha ripittata anche. C'ho ste clip di papà che asciuga la macchina col phon, la vernice. Ve le devo far vedere per forza. No, volevo raccontare questa storia perché sarà il mio primo incidente nel Cile. E comunque è andato tutto bene, poteva andare peggio. Ce ne potevamo finire sotto. E invece st'albero ci ha un po' salvato, diciamo. Si era bloccata tipo qua la 600. Vabbè, mettete qualche segnalazione su questa cazzo di strada e merda. Povera 600, niente, volevo raccontare questa storia molto cool. Solo l'anno scorso non ho fatto in tempo e ve la racconto oggi a un anno che è successa. Cioè è successa il 30 luglio 2022. Grazie per aver guardato questo video, boys.